Cioè, amiche e cioè, amici, come comportarsi con un uomo dopo il sesso? Molte donne si lamentano del fatto che gli uomini dopo il sesso non passano tempo a fare le coccole, non sono, diciamo, predisposti all'affettuosità. Questo è vero ed è un fatto per certi versi anche fisiologico, in alcuni casi, appunto, più marcati, in altri meno marcato. Ma è importante per una donna sfruttare il momento prima del sesso, perché è quello in cui può avere le coccole, cioè deve passare dall'affetto al sesso, farsi dare affetto per poi arrivare al sesso, perché altrimenti difficilmente riuscirà a avere l'affetto se passerà prima per il sesso. E una volta, diciamo, fatto sesso, la cosa migliore che genera un po' di, diciamo, destabilizzazione e quindi lo spinge eventualmente a dare affetto è comportarsi da uomo, speculare, girarti dall'altra parte e dormire, oppure alzarti, prepararti, lavarti e andartene via. In modo molto deciso e quindi oppure mandarlo via se è a casa tua senza perdere tempo. Questo lo spiazza, lo destabilizza perché è un comportamento che non si aspetta, è un comportamento molto maschile e allora paradossalmente lo spingerà a fare quello che tu vuoi, a cercare l'affetto anche dopo il sesso. Questo è uno stratagemma che è una tattica che funziona molto bene e tra l'altro produce anche coinvolgimento perché il maschio si sente destabilizzato nella sua figura di maschio. Se tu cerchi di trattenerlo lì, con le coccole, con le cose, spesso si sente, diciamo, un po' soffocare, per cui devi fare esattamente il contrario. Prova con questo sistema e vedrai che otterrai dei risultati ottimi. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!